Un record dei record, così gli organizzatori hanno commentato le presenze registrate nell'ultima giornata del Carnevale di Fano 2011 di domenica 6 marzo. 80.000 i visitatori accorsi nella città della fortuna per l'ultimo corso mascherato, un fiume in piena che da Viale Gramsci si è dispiegato lungo tutte le vie del centro storico. Migliaia di spettatori che hanno potuto ammirare per un'ultima volta le chicche dei maestri carristi fanesi, i quattro nuovi carri dell'edizione Made in Italy di Paolo Furlani, Profezia Maya di Ruben Mariotti e Matteo Angherà, Tecnologie Carnevalesche di Daniele Bancini Palomoni e Sveglia e Ora del Carnevale di Giorgio Barnesi, la mascherata del professor Luigi Piccinetti, La Cicala e la Formica e le mascherate del Laboratorio Generale Giù le mani dal Made in Italy e del club Non solo donna dal titolo Burraco Mania. Per l'ultima domenica del Carnevale di Fano anche il presidente della provincia di Pesaro Urbino Matteo Ricci. Una grande festa, poi oggi anche il sole, quindi un'esplosione d'allegria come tipica del carnevale, ma insomma quest'anno è stato veramente un carnevale alla grande. Devo fare i complimenti agli organizzatori perché non solo tanta gente, ma anche una montagna di rassegna stampa, tanti giornali che ne hanno parlato, TV nazionali che ne hanno parlato, e questo carnevale è diventato quest'anno veramente un'occasione per scoprire la provincia. Per questo abbiamo fatto anche noi la nostra parte, siamo molto soddisfatti e veramente congratulazione alla carnevalesca, al comune, a tutti gli organizzatori, perché è stato veramente un carnevale alla grande. È una grande manifestazione che io la definirei una manifestazione non solo nazionale ma internazionale. È una bella manifestazione per Fano, per la provincia, perché fa promozione al territorio, quindi sono manifestazioni che noi come Camera di Commercio sosteniamo proprio perché sono dei volani che generano sviluppo, attività, perché poi non è solo l'albergo, sono i negozi, sono i bar della città, che lavorano tutti, e quindi questo è un fatto molto importante. Questo è un evento che va inserito nella programmazione del prodotto turistico. È già stato fatto perché tanti pullman sono arrivati, tanta gente ha prenotato le vacanze a Fano, Pesaro e dintorni per venire al carnevale. Sicuramente questo meccanismo di creare pacchetti, di promuovere il carnevale come occasione, opportunità turistica, va rafforzato come evento clou intorno al quale creare la vacanza, ma intorno al carnevale ci metterei anche l'enogastronomia e la bellezza della nostra provincia. Tutto questo in un pacchetto che dà la possibilità di venire a scoprire la nostra provincia e godersi la bellezza del carnevale. Anche l'assessore al turismo della Regione Marche, Serenella Moroder, ha portato il proprio saluto alla città di Fano dall'alto dei carri allegorici, dove si è divertita a lanciare i dolciumi. Presenti nel palco d'onore, tra gli altri, anche la responsabile relazioni esterne perugina, Barbara Desario. Una chiusura in bellezza e dolcezza per quest'ultima domenica grazie ad un getto ancora più ricco. 70 i quintali di dolciumi lanciati dalle tribune e dai carri, tutti rigorosamente perugina. Baci, banane, caramelle, un getto ricco e goloso come non mai, capace di accontentare anche i palati più esigenti. Ma Fano è stata una città in fermento sin dal mattino con il villaggio delle tipicità, la mostra mercato dei prodotti tipici marchigiani a cura di Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Copagri e Cooperativa Tre Ponti. Numerosi i turisti che hanno raggiunto la città della fortuna in moto, come i 150 bikers provenienti da tutta Italia più due equipaggi belgi che hanno partecipato alla moto mascherata. Colorato e sempre più allegro Viale Gramsci, con il pubblico che ha ormai imparato la coreografia del Carnevale di Fano 2011 Ritmo Micidiale, composta da Corrado Cori e scaricabile su iTunes, e con i numerosi palchi mascherati. Il più simpatico, quello premiato dalla giuria con il viaggio per 15 persone offerto dall'agenzia Viaggi Metauro, è stato quello dei Chupa Chups. Fano ha segnato un tutto esaurito anche grazie all'omonimo spettacolo che si è svolto dalle 18 in piazza 20 settembre con i DJ Mitch e Squalo di Radio 105, che hanno fatto salire i più piccoli sul palco e hanno regalato magliette e gadget vari a tutti i presenti fino al momento clou della serata, quando i DJ hanno invitato tutti i presenti a baciarsi, dando così il via al flash mob del bacio più grande, rimandato la sera prima a causa del maltempo. Ma il carnevale non finisce qui, in programma l'appuntamento finale dell'8 marzo, martedì grasso, quest'anno in concomitanza con la festa della donna, durante il quale si celebrerà il rito simbolo dell'evento, il rogo del pupo che storicamente rappresenta espiare le colpe del carnevale ed entrare nella quaresima.